Bentornati Gazzetti e benvenuti a questa nuova puntata di Yu-Gi-Oh! Duel Links, dove vado online con mazzi improponibili o a tema o possibilmente consigliati, come ad esempio questo mazzo consigliatomi dalla vostra benevolenza. Questo è un mazzo mostri forti. Mi è stato detto: prendi tutti i mostri più forti che hai e mettili in un mazzo. Ed è proprio quello che ho fatto. È un mazzo di 20 carte con solo mostri forti. Uso Joy Wheeler, che è l'abilità di incremento life points. Questo mi permette di partire con 5.000 punti vita, perché è un mazzo senza carte magia o trappola, soltanto mostri forti. E vediamo Emissario dell'aldilà, che quando viene mandato dal terreno al cimitero ogni giocatore aggiunge un mostro normale di livello 3 dal deck alla mano, quindi un buon tutore. Bazoo il mangianima: una volta per turno puoi bandire fino a 3 mostri dal cimitero e guadagna 300 punti per ognuno di essi. Re Luigi è molto forte, molto sinergistico con molte creature, e un giorno magari farò un mazzo basato sulla rimozione su di lui. L'Amazzone scorbutica, perché è una carta forte, però ha bisogno di tributi per rimanere in campo. Chissà perché, chissà, le donne. Assalitore Lampo, perché è un'altra carta molto forte, ma non devi avere carte in mano praticamente. Cosa molto difficile in un mazzo con soli mostri. Squadra di ricognizione Goblin, che è una carta anche questa abbastanza forte, 1700, che quando ti tocca direttamente con successo, guardi una carta a caso dalla mano dell'avversario. Se è una carta magia la mandi al cimitero e quando attacca viene messa in posizione di difesa. Garadolg, alleato della giustizia, un 1600, 4 stelle, che quando combatte un mostro luce guadagna 200 d'attacco solamente durante la damage step. Questo è molto bello. Karate Man, perché è un mostro forte. Guerriero della combinazione, che anche questo è abbastanza carino come carta, però non ci saranno mai due catene durante il mio turno per farlo attaccare due volte. Drago bianco occhi blu, perché è la carta più forte che puoi evocare. Jerry uomo fagiolo, che c'è, è un 1753 stelle, andiamo, è praticamente alla pari della papera sonica. Klaus Olas, alleato della giustizia, un 2300 per un tributo. Guerriero dai Grefer, un 1700-1600 per 4 stelle, che cioè anche lui veramente troppo forte. Neo lo spadaccino magico, come più o meno come guerriero dai Grefer. E infine, guardiano del trono. E infine papera sonica, perché è la carta più forte che puoi giocare in un mazzo come questo. Sì, voglio vedere come va a finire in un duello online. Ok, siamo contro Dolphao Joy Wheeler. Quindi siamo Joy Wheeler contro Joy Wheeler. Allora, inizio io a quanto pare. Incremento life points. Tutti con i life points al 5000. Lui ha un mazzo di 24 carte, 25 carte, ok. Quindi parto io, Parto con Jerry Uomo Fagiolo in campo. C'è una storia interessante su Jerry Uomo Fagiolo. Sapete perché si chiama Jerry? Perché in realtà non si dovrebbe chiamare Jelly. In realtà si chiama Jelly. I giapponesi pronunciano Jelly come Jerry, perché la loro L è la nostra R. Quindi verrebbe fuori Jelly Bean Man. Infatti non è un fagiolo, è una caramellina gommosa, Jelly Bean. Quindi in realtà doveva essere uomo caramella gommosa, uomo fagiolino, non lo so. Comunque invece da noi è diventato Jerry. Vai a capire perché. Comunque, lui è un mostro coperto in difesa. Va bene. Gioco Garaldog. Ok. Vai con l'attacco. Attacco con Garaldo, che è il mostro coperto.
che è un mostro luce, quindi Garaldog prende 200 punti. E poi Jerry Uomo Fagiolo, dai all'attacco diretto. Ok, si chiamerà anche Jelly Bean Man, però Jerry è il Jerry rimarrà. Jerry è nei nostri cuori. Allora, durante la sua draw phase, cosa fai? Hai pescato la tua risposta? Metto una carta coperta, così ne ha due. Ok, voglio vedere, dai. Guerriero dei Greffer. Guerriero dei Greffer che sicuramente attaccherà. Ah no, ok. Pupazzo da tributo. Offri come tributo un mostro, evoca specialmente la tua mano, un mostro di livello 7 che può essere evocato normalmente o posizionato normalmente. Non può attaccare in questo turno. Quindi sacrifico il Guerriero dei Greffer per evocare il Drago Nero Occhi Rossi. Vediamo la sua animazione che è bellissima. Mamma mia. Quello che non fa il Drago Bianco più Blu è essere figo come il Drago Nero Occhi Rossi. Ok, quindi abbiamo un 2400 sul campo, eh? Questo è un bel problema. Non può attaccare. Ok, tu com'è? Pesco. Neo lo spadaccino magico, non è la risposta che cercavo. Allora, Clausolas non raggiunge i suoi punti d'attacco, quindi è inutile che provo ad attaccare. Metto in difesa i miei mostri e metto un mostro coperto in difesa. Termino il mio turno. Allora, è facile mettere a 90 questo mazzo, alla fine. Devo soltanto pescare il Drago Bianco più Blu, che è l'unico che può mettere in riga i nostri avversari, ma finché non lo posso giocare, finché non lo pesco, è inutile. Ok, lui gioca a Furia Ribellula, 1200-1400. Questa carta non può essere distrutta in battaglia con un mostro che ha un attacco di 2000 superiore e guadagna 200 per ogni mostro non cura nel cimitero. Non ci sono tanti mostri naturali alla fine. Ce ne sono 3, penso. E possono essere 3, 6, 9. Quindi sono 3 mostri. Ok, Bazoo. Può guadagnare un massimo di 900 punti, quindi raggiungendo i 2400. Ho 3 mostri. Non ho 3 mostri. Questo è un problema. Ok. Gioco Neo lo spadaccino magico. E ho intenzione di distruggere la sua naturia, libellula. Ma cosa vuoi fare te? Amico, ti devi anche un po' sbrigare. Ok, passo all'attacco. Neo spadaccino magico attacca natura e ribellula. Se vuoi fare qualcosa è meglio se la fai adesso. Ok, circolo del mago. Ognuno evoca un mostro incantatore dal mazzo con 2000 d'attacco o meno. Quindi lui è praticamente un mazzo misto con bella roba. Sicuramente avrà la maga ragazza maga nera, ovviamente. Io non ho mostro incantatore perché il mio unico incantatore ce l'ho in campo. Sì, voglio continuare ad attaccare. Ovviamente natura e livello. Non dirmi che ha un'altra cosa. Ok, non ha un'altra cosa. Termino il mio turno. E sono messo abbastanza a 90 gradi in questo momento. Quello che voglio fare il prossimo turno è evocare Bazoo, aumentarlo di 900 punti e farlo suicidare addosso al Drago Nero Occhi Rossi. Però così facendo rimango senza difese e questo non va bene.
Allora, Dragon Nero Kyo si attacca ovviamente Neos. Cioè Neo. E il ragazzo Maga Nera attaccherà dai Grefer. Ok. Ok. Questo non va bene. Alla fine lo vorrei schiantare addosso a ragazza Maga Nera, ma non posso. Amazon è scorbutico. Ho soltanto 4 carte mostro nel cimitero. La cosa migliore sarebbe schiantarla addosso a Dragonero Occhi Rossi e liberarci dalle balle in 2400. Dai, fai qualcosa. Non fa niente, ok. Attivo l'effetto di Basu. 1, 2, 3 dal cimitero vanno rimossi. Quindi il mio Basu diventa un 2500. Oh, pensavo fosse un 2400. Ok. Passo all'attacco e lo schianto sul Dragonero Occhi Rossi. Hai intenzione di fare qualcosa? Perché se vuoi farlo adesso, è il momento. Non fa niente. Termine turno. Basu rimane un 2500 fino alla fine del suo turno. Ed è questo il bello di Basu. Basu va bene in qualsiasi strategia. Allora. Ah, una ragazza Maga Nera. Io ho un mostro coperto. Allora, carità comune. Pesca 2 e... Ok, non ha mostri normali da scartare, quindi è stata una mossa disperata. Io ho un mostro da scartare, quindi arriverebbe a 1900. La sua unica strategia possibile è tenere la ragazza Maga Nera in... Non lo fa, ok. Pesco, guerriero dei Grefer. Avrebbe dovuto tenerla in attacco. Allora, potrei giocare l'Amazzone Scorbutica e poi sacrificare Basu. Però... oppure giocare immediatamente Clausolas. Perché è molto molto più figo. Clausolas. E ora passo all'attacco. Ora lui andrà soltanto alla pescata. E andare alla pescata non va per niente bene. Andare alla pescata... Puoi pescare qualsiasi cosa che non ti serve in quel momento, puoi pescare anche non creatura e questo ti farà perdere la partita. Oppure può pescare una carta che può risolvere la situazione. Allora, vediamo un po'. Visto che è il momento di attaccare con tutti e finirla qui, gioco l'Amazzone Scorbutica e passo all'attacco. Amazzone Scorbutica attacca il mostro coperto. Che è? Evocatore arsenale. Che viene distrutto e lui fa tutore su un guardiano. Quindi immagina che abbia natura guardiano. Non ha nessun guardiano, ok. Usi una naturia libella, ma non usi una natura guardiano. Avrebbe avuto molto molto più senso. Comunque. Io al prossimo turno devo sacrificare Clausolas o sacrifico... o sacrificare l'Amazon. Ovviamente sacrificherò l'Amazon perché tenere una cosa che mi mangia continuamente le mie creature è un po' inutile. Cosa hai intenzione di fare? Hai pescato qualcosa di utile? Mi sa di no. Ci sta mettendo veramente troppo. Infatti si è arreso. Ok. Ah, quanto odio quelli che si arrendono. Ci vediamo al duello numero 2. Ok, benvenuti alla partita numero 2. Siamo contro Shanton. Mi sembra di aver letto bene. Shanton. Comunque un altro Joy Wheeler. Perché Joy Wheeler va di moda. Incremento life points anche va di moda. E va di moda anche avere 20... 4 carte nel mazzo.
Iniziamo con due Karate Man, un Garadolg e un Jerry Uomo Fagiolo. Io direi che parto con Jerry Uomo Fagiolo in campo, perché è molto 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 bello. E ovviamente nessuna carta magia o trappola in un mazzo in cui non gioco magia e trappola. Evoca un mostro che è Sovrano delle Fiamme. E poi hai un mostro che vale per due tributi per un mostro fuoco. È meglio se se ne approfitti. Va bene. Tocca a me, guerriero delle combinazioni. Ora, gioco Garadolg. E questo mi permette di potenziarlo perché... Ah no, perché è solo quando attacco un mostro luce. Ok. Comunque è abbastanza per distruggere il suo signore delle fiamme. Vai Garadolg, doppia spada laser. Cosa fa? Rinforza. Questo è un male. E Garadolg se ne va. Termina turno. Quindi ora lui ha un mostro che può usare come doppio tributo per un mostro fuoco. Non va bene, non va bene. Ok, è un mazzo monofiamma questo. E questo è brutto. Ok, mi attacca Jerry Uomo Fagiolo. Si attacca con la chimera. Io non ho niente per bloccare. Devo distruggere quella chimera. Ok, emissario dell'aldilà. Questo mi fa piacere vederlo. È un 1600 che può farmi tutore su un altro Jerry Uomo Fagiolo. Quindi picchiamo sta chimera che potenzia gli altri mostri fuoco. Ovviamente è una carta coperta. Ovviamente è energia ascendente. È fatto abbastanza bene, questo mazzo. Questo mazzo fuoco. Posso prendere la papera sonica. No, è meglio Jerry Uomo Fagiolo. E direi che termino il mio turno. Questo qua che è un mazzo fuoco è veramente veramente interessante. Dovrei segnarmelo e farlo anch'io. E questa partita mi sa che l'ho persa. Mi sa tanto che l'ho persa. Offro come tributo e gioca Drago di Fuoco Bifonte, che non aveva senso giocarlo perché avevi vinto. Va bene. Non va bene. Va bene. Allora facciamo Allora adesso facciamo una bella terza partita e vediamo cosa succede. Ok, contro Varatti. Va bene, Yami Yugi. Ha un mostro fusione, vedo. Vedo anche che ha 30 carte e le buste di Mai. Ok, siamo più o meno alla pari come carte. Direi che gioco l'emissario dell'aldilà, perché tutore su creature va bene. Inoltre ha un demone, quindi viene potenziato da Yami. Ok. Evoca un mostro che è Neo Spadaccino Magico. Questo lo rende 1900 d'attacco. Inoltre colpo Big Bang. Prende 400 d'attacco, se attacca un mostro in difesa infligge danno. Questa carta esce dal terreno, bandisce il mostro equipaggiato. Solo che non ho carte che possano distruggere le sue carte. Questo è un mostro luce. Quindi Garadolg viene potenziato, ma Garadolg è una macchina, quindi non guadagna abbastanza punti d'attacco per distruggere questo tizio. Ok, ok, drago bianco più blu. Ok. Come fare per levarcelo dalle balle?
Non posso levarmelo dalle balle in questo momento. Non ho niente. E va bene. Geraldog si farà sacrificare per vedere cosa fa, cosa fare per un turno. Il fatto è che in questo momento sono veramente messo male, perché ora lui, lui mi picchierà soltanto con carte forti. Niente, attacca dritto. Ah, è vero che attacca pure con la differenza. Niente, mi sa che ho perso questa. Non va bene, non va bene. Karate Man! Beh, posso distruggerli. Posso distruggergli una carta con Karate Man. Ok, Karate Man. Diventa un 2000 e attacca il suo mostro. Il suo demone. Picchialo! Spacca la metà. Almeno ho fatto qualcosa. Visto che in questa partita non ho fatto niente, le ho soltanto prese. Che odio. Ho perso. Beh, questa è stata facile. È stata molto veloce. E non mi piace, non mi è piaciuto per niente. E non userò mai più questo mazzo. Mi dispiace per... mi dispiace per chi me l'ha consigliato. Magari si è divertito lui a vedermi perdere miserevolmente contro questi tizi qui. E vabbè. Ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi.